Siamo collegati con Andrea Pamparana, giornalista di Mediaset a Roma. E Andrea, riprendiamo il collegamento. Ora però parliamo un attimo della crisi di governo, che è l'argomento centrale che ci compenetra tutti in questa super teatrino della politica, che è semplicemente vergognoso. Vorrei sapere una tua riflessione. Ma guarda, la mia riflessione è che questa fra virgolette crisi di governo, chiuse le virgolette, è stato un toccasana, nel senso che per 2 o 3 giorni non abbiamo concentrato la nostra attenzione, le nostre preoccupazioni e a volte anche le nostre paure sui numeri della pandemia, no? Il virus continua a circolare, aumenterà sicuramente, avremo non una terza ondata ma probabilmente una prosecuzione della seconda. Per un po' non abbiamo parlato dei colori, arancione, giallo. Se tu vai in giro per strada e chiedi: scusate, ma noi in che colore siamo? È difficile che qualcuno ti risponda con certezza e contezza: siamo in quel determinato colore. Qualcuno è preoccupato di tornare ad essere... Se tu pensate soltanto alla Lombardia, dove hanno deciso di rimandare l'inizio delle scuole, il TAR della Lombardia dà ragione a studenti e professori, tra l'altro una minoranza, dicendo no, devono andare a scuola, ma se per caso, come sembra, da lunedì la Lombardia tornerà ad essere rossa per via dei contagi, non andranno a scuola, quindi abbiamo giocato, abbiamo scherzato. Per quanto riguarda la crisi di governo vera e propria, ma vedete, è una manfrina, è un gioco così delle parti, ma in realtà non succederà nulla. Potrà esserci magari un Conte bis bis, non lo chiamo neanche un Conte ter, ma un Conte bis bis, qui c'è l'Italia, no? In questo che vi sto per dire c'è l'Italia, cioè i responsabili che per alcuni sono diventati quei scilipoti, razzi, eccetera, che erano visti come il fumo negli occhi, come dei traditori, come gente senza morale, no? Disposta a cambiare casacca solo per sostenere un governo ed avere probabilmente dei soldi o delle prebende o degli incarichi, eccetera. Adesso sono diventati patrioti. Ma sapete quando a me è venuto in mente, chissà adesso la cosa si risolverà in questo modo? Nel tanto celebrato discorso capodannesco del presidente Mattarella, il quale ha detto: ci vogliono i costruttori, eccoli, sono i responsabili, sono i vari Tabacci, persone per benissime, dignitosissime, per carità di Dio, Tabacci ero bambino ed era già democristiano, quindi non... però quello che a me non indigna, ma mi fa quasi sorridere, è vedere che un grande partito come il Partito Democratico, che è un partito che ha un grande seguito popolare e poi insomma viene da una storia di un certo livello, e voi a Siena ben lo sapete, bene, il segretario del PD, Zingaretti, che è il fratello, come sapete, del commissario Montalbano, ha a un certo punto detto: mai e poi mai il Partito Democratico accetterà di fare un governicchio con gente raccogliticcia di qua e di là. Ieri ha detto: benvenga un governo con i responsabili, e anzi li vanno a cercare uno per uno, cercando tra l'altro di portare all'interno della maggioranza 4 o 5 esponenti di Forza Italia disposti subito ed immediatamente, non so se con o senza l'accordo di Renzi, a dare l'appoggio. E questo è quello che accadrà. Il Presidente del Consiglio si assume l'onere del Ministero dell'Agricoltura, avesse importantissimo in un paese come l'Italia, ma voi sapete che l'agricoltura è abbandonata in Italia dalle autorità, dal governo e dalle istituzioni da almeno 30 anni, e quindi capirai, farà un incontro o due con la CIA non americana, la Confederazione Italiana Agricoltori,
parlerà un pochino di ovicoltori, parlerà delle quote latte, ma finisce lì, cioè, e non sostituirà nemmeno anche la Bonetti che si occupava della famiglia, tema che dovrebbe essere di un certo peso e di una certa importanza, ma che in Italia frega poco niente a nessuno. Per noi oggi è un giorno particolarmente importante perché presentiamo il primo portale del bike, credo il primo portale del bike di un comune o di più comuni della regione toscana. Basti pensare al fatto che 28 comuni della nostra provincia hanno partecipato alla realizzazione di questo strumento. È uno strumento pronto per essere usato da coloro che amano viaggiare su due ruote, sia facendolo ricalcando le orme dei professionisti, sia facendolo con la famiglia. Quindi si tratta di uno strumento utilissimo, almeno così noi lo riteniamo, ma anche tutte le associazioni del mondo della bicicletta che ci hanno dato una mano a farlo per sostenere, per aiutare, per indirizzare un turismo che negli ultimi anni è particolarmente presente nel nostro territorio. Qui non si parla soltanto dei due cammini storici, ma anche di tutti quei circuiti più piccoli o più impegnativi che ogni comune ha voluto mettere in rete o vorrà mettere in rete attraverso questo strumento. È uno strumento che poi prevede la valorizzazione delle attività presenti sul territorio, perché oltre ad offrire un'opportunità di individuazione di un percorso, è possibile individuare tramite questo strumento anche le strutture di accoglienza, le strutture di aiuto, di sostegno al bike, quindi la manutenzione delle biciclette, punti di ristorazione e non solo. Proprio ieri sera in giunta abbiamo approvato una delibera che integra questo strumento che presentiamo stamani, perché è un avviso pubblico a tutte le attività presenti lungo questi percorsi che vogliano mettersi in mostra e che quindi facciano presente all'amministrazione comunale, che è capofila al comune di Siena di questo progetto, la loro disponibilità ad essere citate, ad avere presente la loro attività in questo portale. Io vi rappresento Eroica e credo di rappresentare una bella fetta di quello che ha fatto promozione di questo territorio, perché come ben credo sappiano tutti, anche Strade Bianche è nata come Eroica dei Professionisti nel 2007 e credo che queste due manifestazioni mondiali poi siano quelle che hanno acceso un focus formidabile, mediatico e di tutti i tipi a livello mondiale, facendo diventare questo territorio una meta di destinazione per ogni tipo di ciclismo, a partire dal turismo in bicicletta, ma non solo. Insomma, noi oggi abbiamo reintrodotto anche l'elemento tecnico della strada bianca nel ciclismo che conta, tra l'altro insomma, a parte la tappa che fu del 2010 la più vista e amata in tutti i siti internet del mondo, quella del giro che finì a Montalcino, so che insomma, si parla che il prossimo Giro d'Italia tornerà qua proprio perché le strade bianche sono diventate una caratterizzazione forte, appunto anche tecnica, del nuovo ciclismo. Quindi questo è il portato nostro, un portato che appunto ha messo le terre di Siena tutte, al di là del mio Gaiolo in Chianti da cui tutto è partito, ma le ha messe al centro del mondo, insomma di questo parliamo, e delle opportunità anche imprenditoriali, anche di attività recettive e di servizi che tutto questo comporta. Buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lamma. La mappa sinottica prevista per la giornata di domani sabato vede ancora l'alta pressione che dal vicino Atlantico tende a interessare buona parte dell'Europa, soprattutto quella centro-occidentale, e mentre scivola ancora verso Levante quest'area di aria fredda e una bassa pressione che dà luogo anche a nevicate localmente abbondanti sull'Europpio orientale. Per quanto riguarda la nostra Toscana, domani sabato un cielo in generale poco nuvoloso, solamente qualche addensamento tra zone di nord-ovest e la provincia di Arezzo, altrove spazi, ampi spazi di sereno con venti di grecale,
localmente anche forti, da segnalare per domani sabato le temperature in calo, soprattutto nei valori minimi, con valori fino a circa meno 2 gradi, localmente anche qualcosa in meno, nelle zone dell'interno, rimangono sopra zero soprattutto le zone costiere. Domenica, repentino cambio della circolazione, i venti tenderanno a disporsi di scirocco lungo la costa e aumentano le nubi un po' su tutta la regione, potrà tornare a farla comparsa anche qualche fiocco di neve in montagna, zone appenniniche tra le province di Massa e Lucca. Anche domenica temperature senza variazioni di rilievo, pertanto ancora rigide soprattutto per quanto riguarda i valori minimi, ma anche valori massimi che non supereranno i 4-6 gradi. Direi che con questo è tutto, grazie dell'attenzione.